Sì, sicuramente Michele è un attaccante che per la categoria è importante, fa la differenza, è un giocatore che con il suo modo di giocare, con queste palle alte, molto bravo di testa, è uno che trascina anche secondo me il pubblico, essendo uno molto fisico che va a fare la lotta e quindi può essere sicuramente un'arma vincente per l'Avellino. Qual è la dote più importante di Michele Marconi? Io ho visto pochi giocatori bravi di testa come Michele. In categoria credo che non ci siano giocatori bravi sul gioco aereo come Michele Marconi. E poi è un attaccante di razza che in acrobazia piuttosto che col colpo di testa fa la differenza. La vittoria contro il Crotone può dare la giusta spinta all'Avellino di Massimo Rastelli? Sì, sicuramente sono quelle partite che possono far scattare la scintilla, quello che potrebbe servire per prendere poi il via e fare un filotto di vittorie che potrebbe permettere all'Avellino di risalire in maniera importante in classifica. Tu fino a pochi mesi fa giocavi nel girone C, domani si gioca a Cerignola, che gara ti aspetti? Sicuramente una gara comunque tosta perché sono in Gione C, non sono tutti campi difficili, quindi sarà sicuramente una gara difficile, ma l'Avellino ha tutte le caratteristiche, le carte per poter fare il risultato, nonostante il Cerignola comunque stia facendo un gran campionato, essendo una neopromossa.